Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, ho ascoltato con estrema curiosità il suo intervento. Nei prossimi giorni lei avrà il compito di rappresentare il governo in carica nel Consiglio e lo farà in modo di cercare di portare a casa, mi perdoni il gergo popolano o populista, gli obiettivi che lei e solo lei ritiene prioritari. Il Presidente del Consiglio ha giustamente chiesto un minimo di attenzione, quindi magari chiedo anche ai colleghi se possono ascoltare. Credo che tutti quanti abbiamo la dignità di dover ascoltare. Ma le devo fare una confidenza. Seduto nel Consiglio, lei sarà solo. Sì, perché mentre nel passato aveva l'intesa di popolo alle spalle, oggi lei ha alle spalle a Renzi e Zingaretti. Si discuterà delle politiche europee e si dirà che tutto cambierà affinché nulla cambi. Si parlerà delle linee programmatiche della von der Leyen, del suo Presidente. Linee che la vedranno nella sua ultima versione, quella più influente, come direbbe qualcuno. Mi permetta, Presidente, lei e il suo governo non è diventato più influente, ma semplicemente compiacente e accondiscendente. Credo che ci sia molta differenza. Tra le altre cose, potrà chiedere riscontro e chiarimento, credo lo debba fare, questo sì, sulla tanto decantata nuova linea innovativa sull'immigrazione. Quella linea che ha portato enormi risultati, linea che ha citato in modo etereo nel suo discorso, forse perché è sconfessato dai fatti, dai dati. Nell'occasione informi e chieda delucidazione ai suoi colleghi europei, perché non credono siano così convinti. E non si parla di Visegrad, parliamo di altri paesi. Un altro argomento importante che è all'ordine del giorno, trattato in modo ampio nel suo discorso, ma in modo un po' soffuso, me lo consenta, è quello dei cambiamenti climatici. Tema questo importante, ce ne rendiamo conto, ma me lo consenta ancora, iperabusato, soprattutto oggi e qua, anche solo per cercare di cementare una maggioranza in corsa. Oggi il suo citato e tanto decantato Green New Deal appare privo di contenuti concreti a vantaggio dei cittadini, perché è quello a cui dobbiamo guardare. E vedremo se le vostre norme saranno di vantaggio, a vantaggio di qualcuno o di qualche cosa. Oggi nel vostro bilancio non mi pare ci siano misure così epocali, ma forse bisogna fare i rivoluzionari solo a parole. Sempre che il concetto di neutralità climatica citato nel suo discorso a New York, io c'ero Presidente, quindi ho avuto la possibilità di ascoltarla in prima persona. Questo concetto di neutralità climatica non equivalga al concetto di neutralità di azione. Insomma, dire tutto per non fare nulla. Riferendosi poi alle questioni che ritengo più urgenti e più reali, perché si tratta di vite umane, non posso non evidenziare il tema della Turchia. Fonti di ieri, forse non so se ne ha conoscenza, affermavano che non sarebbero di primo interesse all'interno del Consiglio europeo la discussione sulla responsabilità della Turchia e sulla sua scellerata condotta. Questo al di là di tutti gli ordini del giorno che possono uscire. Solo poche settimane fa, in occasione dell'incontro bilaterale, sempre in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come delegazione italiana abbiamo avuto la possibilità di incontrare il rappresentante del governo turco. E io ero presente. E il rappresentante del governo turco ci ha descritto come dire, l'azione della Turchia nell'occupazione di una fascia di 25 chilometri a confine, appunto, in territorio siriano, ma a confine con la Turchia, sarebbe servito semplicemente per garantire la postazione dei profughi e per garantire la sicurezza della Siria. E le dico di più, questo rappresentante ci ha detto che in questa fascia di 25 chilometri ci sarebbe stato l'insediamento di questi campi profughi, lui non ha utilizzato questo termine, ma ha utilizzato il termine di una serie di villettine con degli orticelli affinché tutti possano, come dire, mantenersi, crescere per il proprio fabbisogno e il proprio cibo. Però ci ha detto, però ovviamente questo a spese dell'Europa. Ecco, mi permetta Presidente, se è vero che all'interno del Consiglio europeo non è di prioritario interesse parlare di quello che sta succedendo, o meglio, non è di prioritario interesse adottare delle azioni concrete che sono state tanto richieste in quest'Aula
Se non è di prioritario interesse adottare queste azioni concrete, mi perdoni, in Europa cosa ci stiamo a fare? Io sono un europeista convinto anch'io, la dico grossa. Ma se nelle sedi ufficiali noi non facciamo valere il nostro peso e non facciamo davvero qualcosa di concreto, davvero l'Europa non serve a nulla. E non parliamo di azioni militari, parliamo di qualche cosa che sia concorde con tutti, ma a vantaggio di che cosa? Del popolo curdo, stiamo parlando di persone che stanno morendo, che sono oggetto di un genocidio, ce lo vogliamo dire o no? All'Assemblea delle Nazioni Unite, della NATO, qualche giorno fa, i rappresentanti del governo turco hanno detto che sostanzialmente loro garantiscono la sicurezza. Ma sappiamo di cosa stiamo parlando? E qualcuno, il rappresentante del governo armeno, ha provato a non essere d'accordo e non gli è stata data, Presidente, non gli è stata data la parola per la replica. Questo è il clima internazionale in cui ci muoviamo. Comunque, Presidente, io concludo e le chiedo semplicemente una cosa. Si ricordi che una volta lei ha detto di essere, che era l'avvocato del popolo. Ebbene, contestava allora il termine populista, perché doveva essere inteso in maniera più corretta, quella che noi riteniamo corretta. Oggi probabilmente queste cose sono passate di moda. Va bene, ne prendiamo atto. Comunque, se lei vuole andare al Consiglio europeo da mero funzionario di una maggioranza senza sentimento, vada sereno, però consapevole della sua precarietà. Grazie.